L'accordo legale del Prince Andrew in linea di principio con l'accusatore nella causa civile statunitense Virginia Giuffer sarebbe valso più milioni, ha affermato un esperto legale. Il principe Andrea ha negato con veemenza e coerenza le affermazioni. Il signor Goldstone ha evidenziato che il giudice che sovrintende al caso stava spingendo affinché il processo andasse avanti rapidamente. Ha aggiunto che l'arrivo improvviso dell'insediamento sarà stato influenzato dal fatto che il principe Andrzej si è trovato di fronte alla prospettiva di un processo, dopo che una sentenza in cui si afferma che la causa civile portata di nuovo potrebbe procedere a questo livello. Il duca di York, ha sottolineato Goldstone, non era nella posizione di continuare a combattere. Sono emerse molte speculazioni sul costo dell'accordo. Che non è stato rivelato, il signor Goldstone ha detto a express.co.uk che la cifra sarà sicuramente più milioni e facilmente sarebbe a doppia cifra. Se il prezzo fosse dovuto pagare dopo aver affrontato una giuria di New York, questo sarebbe potuto salire ulteriormente fino a milioni a tre cifre, poiché il caso era un'importante notizia mondiale. L'esperto legale ha aggiunto che l'accordo non è stato l'unico costo finanziario subito dal principe Andrea nel caso. Andrew si è anche impegnato a fare una sostanziale donazione all'ente di beneficenza della Giuffer a sostegno dei diritti delle vittime. Inoltre, è probabile che dovrà coprire tutte le spese processuali del suo accusatore a titolo di indennizzo, sebbene ciò non sia stato confermato. Il signor Goldstone ha descritto l'insediamento come un grande sollievo per la famiglia reale. Punto. La dichiarazione inviata al giudice statunitense Lewis Kaplan a conferma della decisione afferma, Virginia Giuffer e il principe Andrzej hanno raggiunto un accordo extragiudiziale. Al ricevimento della transazione, la cui somma non è oggetto di comunicazione, da parte della signora Giuffer, le parti presenteranno istanza di licenziamento.